Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Aula che ha dato il via libera all'unanimità alla revoca della Commissione speciale di controllo sull'andamento della campagna vaccinale, commissione che era stata di fatto superata dall'istituzione di un'altra commissione, quella d'inchiesta sempre sui vaccini. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid e in particolare della campagna vaccinale. La Commissione speciale, istituita nel mese di aprile, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza, raggiungendo il termine di scadenza lo scorso 3 luglio. È accaduta una cosa un po' strana. L'opposizione con 8 firme può chiedere la Commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una Commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte. Soltanto per ritardi legati all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria, di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio. E anche lì ovviamente i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento, sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuol dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta, quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale, oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. Ci dispiace solamente che, come spesso accade, la maggioranza ha alzato un muro nei confronti, in questo caso, della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo
che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno. Non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cosa è successo. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le graduatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi i ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentate, le imprese hanno dato risposta. E credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato, della medicina di base. Quindi nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene. E quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio. Quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito, e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. L'Aula Toscana ha dato il via libera anche ad una risoluzione che impegna ad un maggiore sostegno degli ITS, gli istituti di istruzione tecnica superiore, quelli ad un indirizzo maggiormente professionalizzante, un'occasione anche per riflettere tra l'importanza del legame tra il mondo del lavoro e appunto il mondo della formazione. Sostenere il consolidamento dell'offerta degli istituti di istruzione tecnica superiore toscani per dare una risposta logica e consona ai bisogni formativi e rispondente alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte del tessuto imprenditoriale dei singoli territori. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dalla Commissione Cultura presieduta da Cristina Giachi. La risoluzione, come sottolineato da Giachi illustrando l'atto in aula, impegna la Giunta regionale a continuare nel sostegno al sistema regionale toscano dagli istituti di specializzazione tecnica post diploma, da considerarsi strumenti essenziali anche per garantire una proficua immissione nel mondo del lavoro. La formazione professionale terziaria cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali, perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni, che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi, ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà
al governo e alla regione deciderlo. Noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione, perché ci sembra strategico e i buoni risultati ottenuti finora senz'altro da sostenere. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate, perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spese queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per in futuro, per modulare meglio l'offerta formativa che viene data. Ed infine andiamo al mondo degli eventi e della cultura, un'occasione presentata dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a Castelnuovo Belardenga, nel Chianti Senese, rassegna che rappresenterà anche una nuova occasione di ripartenza e di sostegno agli operatori della cultura così penalizzati durante la crisi da coronavirus. Spettacolo dal vivo con prosa e teatro musicale, con il premio Calici di Stelle alle stelle dello spettacolo. Tra gli appuntamenti a Castelnuovo Berardenga, una serata di gala il 6 agosto e uno spettacolo in piazza Marconi che vedrà la partecipazione di alcune tra le più importanti personalità italiane dello spettacolo dal vivo. L'ennesimo momento di ripartenza della nostra regione, davvero. È un onore, ringrazio la collega Anna Paris per averci segnalato l'iniziativa, quella di poter raccontare quello che è chiamato il premio Stelle dello Spettacolo. Dicevo qualche giorno fa che finalmente, sono i 700 anni di Dante, torniamo a rivedere le stelle, non torneremo a rivedere le stelle. È un momento bello, importante, un momento in cui bisogna saper raccontare con rispetto e la sicurezza nostra e delle persone che partecipano quella che è davvero un territorio fatto di tante bellezze, bellezze non solo da poter gustare con gli occhi ma da poter gustare anche con l'olfatto, con il sapore, con la bellezza di un territorio che è un'eccellenza della nostra regione. Artisti di strada, possibilità di incontrare il turismo enogastronomico con l'arte. Si consolida un'esperienza che è nata l'anno scorso in piena pandemia. Il premio è forse l'unico caso in Italia, se non in Europa, di un premio che nasce durante i mesi del lockdown come risposta al disagio che hanno provato le categorie, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti, ma non solo gli artisti, anche le maestranze, in un lungo periodo di silenzio e di lontananza dal pubblico. In quel momento è nata l'idea di riportare luce su questa categoria e al contempo anche di riscoprire un turismo di qualità per il territorio della Toscana e quindi unire le due cose in un'area particolare come quella del Chianti Senese, grazie anche a un'imprenditrice che è Laura Cellerini, che ha avuto proprio questa idea di unire gli elementi dell'enogastronomia, del vino, che costituiscono proprio il premio, e questa è l'altra particolarità, agli artisti, alle stelle dello spettacolo dal vivo. Lo scorso anno siamo andati in scena il 9 di agosto, l'8 e il 9 di agosto, ed è stata un'edizione molto partecipata. Quest'anno pensavamo di essere in una condizione diversa per l'epidemia, invece purtroppo ci troviamo sempre davanti ai soliti problemi. I lavoratori dello spettacolo non solo hanno vissuto un periodo economicamente faticoso, ma hanno perso in qualche modo, soprattutto quelli, i lavoratori dello spettacolo dal vivo, il loro ruolo, la loro funzione sociale, il loro incontro con il pubblico. Questo premio vuole proprio valorizzare questi aspetti, ritrovare un incontro col pubblico, riportare centralità a questi artisti. Si chiude qui questo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale dedicata all'attività del Consiglio regionale
della Toscana. Nel salutarvi vi ricordo anche che è possibile seguire l'attività del Parlamento toscano sul sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento in nostra compagnia.